Con questi 5 nuovi autobus abbiamo raggiunto un tasso di svecchiamento della flotta del trasporto pubblico urbano pari al 90%. Si tratta di mezzi con tecnologia a bassissimo impatto ambientale e quindi facciamo un ulteriore passo verso la transizione verde e il miglioramento della qualità dell'aria. La nostra amministrazione ha varato una rivoluzione della mobilità in senso ecologico. Anche per i dipendenti di Trotta, ha dichiarato l'assessore Luigi Ambrosone, si tratta di una rilevante novità. Gli autisti, per i quali l'autobus è l'ufficio, il luogo di lavoro, potranno guidare un mezzo moderno e ben climatizzato sia d'estate che d'inverno. Ascoltiamo i dettagli nell'intervista del direttore Mario Del Grosso all'assessore ai trasporti Luigi Ambrosone. I 5 autobus inaugurati oggi si aggiungono agli altri 7. Più uno piccolino, quindi circa 13 nuovi autobus arrivati i 7 qualche anno fa, e coprono l'intere linee del trasporto pubblico in città, quindi del servizio del trasporto pubblico in città, e quindi significa che è stato rinnovato tutto il parco automobilistico per ciò che attiene alle linee nella misura del 90%. Significa che tutte le linee, tutte le corse automobilistiche, i viaggiatori, gli utenti potranno utilizzare da oggi nuovi autobus confortevoli, e questo non vale solo per i viaggiatori, ma vale anche per gli operatori di esercizio, quindi per i conducenti, perché sappiamo che per loro il proprio ufficio è l'ambiente automobilistico e quindi è la guida, e poterli far lavorare nelle migliori condizioni, così come per gli utenti poterli far viaggiare nelle migliori condizioni sia d'estate, quando c'è, come dire, insomma, il caldo torrido, e quindi climatizzati, quindi viaggiando al fresco in una condizione di luogo di sicurezza al massimo, e anche come luogo di lavoro, questo sia per quanto riguarda gli operatori di esercizio, quindi i conducenti, e sia per quanto riguarda gli utenti, è una cosa bella e importante. Anzi, io colgo l'occasione per fare un invito a tutti i cittadini di Benevento di poter utilizzare sempre di più gli autobus, quindi lasciando la macchina a casa, perché questo significa ridurre molto l'impatto di inquinamento atmosferico, e quindi, insomma, avere... Quindi, come le dicevi in apertura, questo chiaramente lo si può raggiungere solo se si aumentano le corse, esatto, e si aumentano anche i punti dove vengono, esatto, come dire, serviti. Esattamente. Voglio precisare che questi autobus sono giunti qui a Benevento, quindi per utilizzarli per il trasporto pubblico locale, a costo zero per il Comune di Benevento. E l'impegno che abbiamo prodotto è che da sempre, insomma, nel Comitato del Trasporto Pubblico Locale Regionale, che è l'organismo che dà indirizzo politico ai trasporti regionali, e dove c'è la presenza mia, la presenza del sindaco, e dove abbiamo rappresentato la necessità, abbiamo rappresentato l'esigenza che Benevento necessitava per poter avere questo rinnovo. Voglio ricordare che a parte nel 2010, dove arrivarono solo 2 autobus, il rinnovo del parco automobilistico non avveniva dal 2003. Per cui erano 20 anni che si viaggiava, e quindi i cittadini viaggiavano, la stessa cosa anche per i dipendenti, con autobus di vecchia generazione, con autobus che comunque erano un po' vetusti, un bel po' vetusti, che inquinavano tantissimo, e oggi questo non è più successo grazie, insomma, a questo impegno che abbiamo prodotto, a questo impegno che abbiamo messo in atto presso la Regione Campania, e gli autobus sono stati, come dire, così come la norma prevede, affidati in comodato d'uso a chi gestisce oggi. Grazie, gentili. E a chi gestisce il trasporto pubblico locale. Sale a 9 il numero dei medici che abbandonano, nonostante il contratto a tempo indeterminato, le corsie dell'azienda ospedaliera San Pio di Benevento negli ultimi tempi. Altri esodi per il direttore generale Maria Morgante, che si trova di nuovo di fronte ad un problema importante per quanto concerne i professionisti della sanità. Continuano infatti ad andare via medici e personale sanitario. Stavolta ad abbandonare il San Pio sono dei giovani, 2 neurochirurghi ed un radioterapista. L'età giovane è un dato fondamentale, poiché dimostra come, nonostante un contratto a tempo indeterminato, questi non si sentano stimolati a lavorare in quest'ambiente. Molti lamentano di non eseguire chirurgie in sala operatoria, altri di non avere possibilità di crescita professionale. Tanti di questi professionisti sanniti della sanità preferiscono lasciare la propria terra piuttosto che lavorare in un ambiente in cui non si sentono stimolati ed apprezzati.
Continuano senza sosta e senza impedimenti le attività ambulatoriali e chirurgiche dell'unità di neurochirurgia dell'azienda ospedaliera San Pio di Benevento, diretta dal dottor Giovanni Parbonetti. Non vi sono defezioni che possano arrecare criticità alla normale attività della neurochirurgia, che al contrario vede la continua richiesta di medici che, sia da dipendenti che da discenti, vogliono entrare a far parte dell'eccellente equipe del dottor Parbonetti. Il trasferimento di 2 unità in altra sede, così in una nota, l'azienda ospedaliera San Pio, per questioni personali non lede l'operatività della neurochirurgia. Nel reparto diretto dal dottor Parbonetti tutti i chirurghi sono in grado di assistere pazienti con problematiche legate alle patologie dell'encefalo e della colonna vertebrale. Desidero ringraziare tutti i miei collaboratori che con spirito di abnegazione ed assoluta professionalità si adoperano quotidianamente per far sì che la qualità dell'assistenza erogata sia sempre ad altissimi livelli, così il direttore dell'unità di neurochirurgia Giovanni Parbonetti. Mi dissocio da coloro che in maniera infondata gettano un'ombra di inadeguatezza sulla struttura da me diretta, creando un clima di falso allarmismo. In merito agli atti vandalici avvenuti al pronto soccorso del presidio ospedaliero Sant'Alfonso dei Liguori di Sant'Agata de' Goti, l'azienda ha sporto denuncia agli organi competenti. Continuano i progressi della direzione dell'azienda ospedaliera San Pio? Oramai tutti i giorni si susseguono dichiarazioni dei primari della direzione con un sistema di amplificazione assordante, annunciando efficienza e grande capacità di gestione, ma nonostante ciò anche i medici che ci lavorano continuano a scappare via. Così in una nota Giuseppe Schipani, presidente dell'associazione Io per Benevento. La carenza di organico sta rappresentando una fonte di criticità molto significativa e ovviamente ricade sulla quantità e sulla qualità delle prestazioni sanitarie che eroga all'ospedale. Tale condizione potrebbe creare pericoli alla vita dei pazienti. Stiamo assistendo al depauperamento di una struttura che fino a qualche anno fa era considerata punto di riferimento anche nazionale per alcune prestazioni, mentre oggi non si riesce a garantire nemmeno un intervento chirurgico per frattura a malati oncologici. Questi sono i fatti che purtroppo l'utenza continua a registrare. Per questi motivi l'associazione Io per Benevento continua ad appellarsi alle istituzioni preposte al controllo della gestione sanitaria e all'accertamento di eventuali responsabilità. Il vento delle rinnovabili soffia forte in Campania e porta con sé il potenziale per un nuovo cambiamento energetico, economico, paesaggistico e sociale. La Campania gioca un ruolo importante quando si parla di energia eolica. Così Legambiente nel dossier rappresentato in provincia. Numeri importanti che vedono la Campania come territorio di punta nel comparto eolico, che grazie alle sue numerose installazioni contribuisce per il 18% dell'intera produzione eolica nazionale. Il coordinamento, il protagonismo di tutti gli enti e dei territori è fondamentale per superare quelli che sono ancora oggi i conflitti, i pregiudizi, le fake news che si sviluppano dove si devono realizzare gli impianti. È necessario realizzare gli impianti di produzione di energia rinnovabile, l'eolico è importantissimo in questa provincia, è importante per la Campania e va realizzato dove c'è vento. La provincia di Benevento ha questo importante fattore e quindi deve far tesoro e deve provare a far decollare politiche industriali e occupazionali legate alla presenza degli impianti, a quelli che andranno in revamping, perché qui parliamo di un paesaggio dell'eolico che è storico e quindi andranno in revamping, ai nuovi che dovremo ospitare per vincere la sfida climatica. Oggi siamo ad un anno dalla guerra in Ucraina, una guerra fortemente legata alla produzione di gas fossile. Le rinnovabili sono energie di pace, eppure producono conflitti ancora sui nostri territori, conflitti che vanno superati con la consapevolezza e con il protagonismo delle comunità. Se una pala eolica ha impatto sul territorio e sul paesaggio turistico, siamo sicuri che ha più impatto invece una dispersione di gas metano che viene fuori da una centrale di compressione come quella di Mellizzano, che abbiamo monitorato la scorsa settimana e che ha sicuramente è un acceleratore sui cambiamenti climatici e sulle conseguenze che sono gli eventi estremi che subiscono i nostri territori, e la provincia di Benevento ne sa sicuramente qualcosa. Ho avuto, non so se chiamarla fortuna o sfortuna, di vivere questi momenti da circa 30 anni, quindi non mi meraviglia che si sia arrivati a questo. Quello che mi meraviglia è che ci sono ancora persone che non hanno capito perché si è arrivati a questo, perché le prime riflessioni sulla necessità di incrementare le rinnovabili furono nel convegno di Kyoto nel 1995, quindi credo che sia passato qualche anno, perché io avevo i capelli neri, ma ne tengo pochi e bianchi.
l'Europa, il mondo si è svegliato per portare avanti una strategia che scienziati illustri ritengono sia una delle poche strade per sanare l'inquinamento di questo paese. Che ci sia anche Benevento mi fa piacere, questo dovrebbe essere per Benevento un segnale che chi una trentina di anni fa ha cominciato questa attività in questo posto doveva averla vista piuttosto lunga. Adesso ci sono miliardi messi a disposizione dello Stato, dei comuni, dei privati per continuare su questa strada che non è solo l'eolica, il fotovoltaico, il nitrogeno. È il ritorno alla natura, l'energia che c'è nella natura può essere utilizzata non solo scavando pozzi di petrolio o miniere di carbone, ma anche utilizzando quegli elementi che ci danno qualcosa, non perdono nulla e riportano un po' di serenità ambientale. Questo governo non vuole sottrarre risorse al sud, anzi il meridione ed il suo rilancio sono al centro dell'agenda dell'esecutivo Meloni. Così il senatore di Fratelli d'Italia, Domenico Matera, nel replicare alle accuse di delinquenza politica venute dal governatore della regione Campania, Vincenzo De Luca, all'indirizzo del governo nazionale e in particolare del ministro Fitto. De Luca, prosegue Matera, prima di lanciarsi in improbabili strali, ci dica per quale motivo la regione Campania non ha ancora speso grossa parte dei fondi europei e nazionali assegnatili per il periodo 2014-2020. Nessuno del nostro governo vuole togliere risorse al sud. Il governo è impegnato ad assicurare che quelle assegnate siano spese e soprattutto siano spese nei territori dove sono state programmate. Il presidente De Luca, concluso Matera, non è stato in grado di far fruttare oltre la metà delle risorse assegnate per la crescita della regione, allo stesso tempo, tra le altre, riducendo la sanità regionale al collasso. A seguito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Benevento, le locali stazioni carabinieri di San Leucio del Sannio e Fermignano hanno eseguito un'ordinanza applicativa della misura cautelare personale dell'obbligo della presentazione emessa dall'ufficio della GIP del Tribunale di Benevento nei confronti di due persone allo stato gravemente indiziate in concorso tra loro di detenzione e porto in pubblico di un ordigno esplosivo, oltre che di danneggiamento. L'indagine è stata avviata nel gennaio 2022, quando un'esplosione provocata da un ordigno esplosivo ha danneggiato gravemente una tabaccheria sita a San Leucio del Sannio. La deflagrazione, oltre ad arrecare danni evidenti alla tabaccheria, ha causato anche l'esplosione di alcune finestre di abitazioni vicine, generando timore e forte senso di insicurezza negli abitanti della zona. Sulla base delle prove e delle dichiarazioni e con l'aiuto di un sistema di videosorveglianza sono stati raccolti gravi indizi di colpevolezza a carico dei destinatari della misura in relazione ai fatti contestati e quindi in ordine sia all'identificazione dei due indagati che alla dinamica dei fatti al movente che risultava essere di natura personale. Nell'ambito dei lavori di protezione dei percorsi pedonali lungo la via Appia, Rioni, Epitaffio e San Vito è stato istituito il senso unico alternato con impianto semaforico e il divieto di sosta con tabellina aggiuntiva rimozione coatta dalle 8 alle 17 nel tratto compreso tra Montepino 77 e l'intersezione con via Epitaffio. La misura sarà vigente fino al termine dei lavori di ripristino della pavimentazione stradale previsto per martedì 28 febbraio. Un ricordo affettuoso di Maurizio Costanzo. Tante volte sono stato ospite nelle sue trasmissioni. Così in una nota Clemente Mastella, sindaco di Benevento, che ricorda il noto giornalista scomparso all'età di 84 anni. Un autentico talento che amava Benevento. Fu anche direttore artistico della rassegna Benevento Città Spettacolo. Ciao Maurizio. Si è tenuta nella sala giunta di Palazzo Mosti una riunione operativa sulla candidatura della via Appia al patrimonio UNESCO. Al tavolo tecnico, presieduto dal sindaco Mastella, erano presenti Ferroni, coordinatrice scientifica per il Ministero della Cultura della candidatura della via Appia al riconoscimento UNESCO, il vice sindaco e delegato all'attuazione dei PICS De Pierro, gli assessori K al turismo, Pasquariello alle opere pubbliche e Tartaglia Polcini alla cultura, oltre al dirigente Iadicicco e all'architetto del settore lavori pubblici De Filippo. Nel corso dell'incontro è stata vagliata ed esaminata l'armonizzazione dei progetti PICS, in particolare di quello che prevede la riqualificazione dell'area dell'Arco di Traiano con le iniziative per la candidatura UNESCO. In particolare sono stati approfonditi i suggerimenti del Ministero della Cultura. Al termine della riunione Angela Maria Ferroni ha aggiunto: abbiamo discusso proficuamente anche degli interventi finanziati dal Ministero sull'Arco del Sacramento, l'Anfiteatro e il Ponte Leproso per un'efficace integrazione contro la programmazione comunale esistente.
Il garante campano delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, Samuele Ciambriello, si è recato presso il carcere minorile di Airola, dove qualche giorno fa alcuni detenuti di origine tunisina e marocchina hanno smontato la porta blindata della propria stanza di pernottamento per cercare uno scontro fisico con altri ristretti italiani. Fortunatamente, grazie al pronto intervento degli agenti di polizia penitenziaria, non è avvenuto nessuno scontro fisico. Ciambriello ha dichiarato: esprimo grande solidarietà e preoccupazione verso gli agenti. Con 33 detenuti presenti all'IPM di Airola, erano presenti solo 2 agenti di polizia penitenziaria rispetto agli 8 previsti, più l'ispettore, che dopo qualche minuto di mia attesa ha dovuto aprire la sezione dove erano presenti detenuti che escono al lavoro esterno in articolo 21. Nel carcere di Airola sono previsti in pianta stabile 40 agenti penitenziari, un folto numero di educatori ed una psicologa. Mancano con presenza costante sia i mediatori linguistici che uno psichiatra. Gli istituti penali per minorenni vivono una precarietà e lo Stato deve garantire un futuro per questi ragazzi, oltre che la tutela degli agenti di polizia penitenziaria. È stato siglato a Napoli un accordo per l'esercizio congiunto delle attività e delle funzioni della Polizia Metropolitana di Napoli e di quelle provinciali di Avellino, Caserta e Benevento. L'accordo, che interviene per le indagini in tema di tutela ambientale, è stato firmato dalla Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Napoli, dal Sindaco della Città Metropolitana di Napoli, dai Presidenti delle Province di Avellino, Caserta e Benevento, con l'adesione dei Procuratori della Repubblica e dei Prefetti dei territori interessati. Si scrive Let's Tourism, si legge Facciamo Turismo, il nuovo ed innovativo marchio di qualità ambientale realizzato dall'ente parco regionale del Taburno. A differenza dei soliti e conosciuti marchi di qualità, questo è rivolto alle sole strutture agrituristiche, alberghiere e ricettive presenti nell'area protetta, che volontariamente potranno richiederlo al fine di aumentare e potenziare la propria azione di ospitalità nel rispetto di standard che consentano una promozione territoriale sempre più rispettosa dell'ambiente. Ai microfoni di TV7 ascoltiamo le dichiarazioni di Costantino Caturano, presidente del Parco Taburno Camposauro. Come ente parco abbiamo realizzato un marchio di qualità ambientale denominato Let's Tourism, che tradotto significa Facciamo Turismo, che a differenza dei soliti e conosciuti marchi di qualità che sono più rivolti ad un prodotto agricolo alimentare, questo invece è rivolto alle sole strutture agrituristiche, alberghiere e ricettive presenti nell'area protetta, che volontariamente potranno richiederlo al fine di aumentare e potenziare la propria azione di ospitalità nel rispetto di standard che consentono una promozione territoriale sempre più rispettosa dell'ambiente. L'obiettivo alla base della realizzazione di tale marchio è spingere gli operatori dell'ospitalità a mettere in atto azioni che colleghino il patrimonio turistico-culturale con quello enogastronomico presente nel massiccio appenninico, quindi sul Taburno Camposauro. Inoltre si vuole puntare anche ad raggiungere degli standard di accoglienza turistica elevati, anche in vista di questa candidatura UNESCO che stiamo portando avanti, per migliorare il flusso di informazioni e di servizi rivolti ai fruitori dell'area protetta, che sono sempre più esigenti alla ricerca di forme esperienziali uniche. Ovviamente le strutture ricettive idonee ad poter utilizzare questo marchio di qualità verranno anche coinvolte dall'ente parco in tutte le attività di promozione turistica che metteremo in campo per rafforzare appunto il collegamento tra ambiente e turismo all'interno del parco regionale del Taburno Camposauro. Quindi un'occasione unica, invito tutti gli operatori della ricettività a collegarsi anche sul nostro sito istituzionale per scaricarsi e poter leggere il disciplinare, il decalogo e a presentare il prima possibile questa domanda per la richiesta della concessione d'uso del nostro marchio Let's Tourism.
si è tenuto al Centro per il Volontariato un incontro per parlare di salute mentale. Il quadro impietoso del Dipartimento nel Sannio è frutto di numeri che parlano da soli. Su 36 medici in servizio presso il DSM, fino a qualche anno fa, ne sono rimasti 11, oltre a quelli del SPDC. Così, nel Centro di Salute Mentale o Centri di Salute Mentale di Airola, Puglianello e Morcone, ce n'è uno solo. Se si ammala o ha un imprevisto, il servizio psichiatrico salta. Nel carcere di Benevento, poi, lo specialista in psichiatria previsto non c'è proprio. Risultato, il rapporto è uno psichiatra ogni 39.000 abitanti, benché dovrebbe essere almeno 4 volte tanto per gestire le 4.500 cartelle cliniche, delle quali solo a Benevento città ce ne sono 1.500 con 750 casi gravi e a molti dei quali andrebbe garantita anche la consegna dei medicinali a casa. Così, a seguito dell'incontro, Serena Romano, presidente per la rete sociale. Un incontro voluto per sensibilizzare sul tema della salute mentale e sulla carenza di personale medico al riguardo. Niente è più tollerabile, soprattutto, conclude Serena Romano, mentre viene sbandierato un nuovo atto aziendale che dovrebbe dotare il DSM dei requisiti del progetto obiettivo salute mentale, aspetto che ci riserviamo di verificare per farne oggetto di un incontro futuro. È stato firmato nella sala giunta di Palazzo Mosti l'accordo di programma per il progetto PIPPI, il piano per il sostegno alle capacità genitoriali dell'ambito B1. L'intesa coinvolge l'ambito sociale, gli istituti scolastici e l'ASL. Al tavolo per il comune capofila di Benevento in rappresentanza del sindaco Mastella, l'assessore alle politiche sociali Carmen Coppola e il coordinatore dell'ambito Alessandro Verdicchio, oltre a tutti gli organi preposti e interessati. Con la costruzione di una rete di collaborazione tra le diverse competenze tecnico-professionali, l'amministrazione prosegue con convinzione nella costruzione di un sistema integrato di servizi sociali nello spirito delle concezioni più moderne del welfare ispirate all'Unione Europea e al PNRR. Alle ore 17.30 nel salone Clubhouse del Circolo La Fagianella di Benevento sarà presentata ancora una volta in città la pubblicazione La mia vita tra gli invisibili della dottoressa Milena Pregnolato. L'iniziativa si inserisce nel quadro degli eventi culturali organizzati dal Circolo La Fagianella. I saluti introduttivi saranno affidati al presidente del CDA, coordinerà i lavori Maria Giulia Romano, componente del CDA della Fagianella. Interverranno l'autrice Pregnolato, i giornalisti Alfredo Salzano e Danila De Lucia. Interverrà anche nel corso della serata l'editore Antonello Iorio. Durante l'incontro sul dossier per le energie rinnovabili organizzato da Lega Ambiente nella sede della provincia di Benevento è intervenuto anche il patron del Benevento Calcio Oreste Vigorito. Il numero uno della società giallorossa ha parlato dei prossimi incontri della squadra del Benevento. Si è detto fiducioso e soprattutto annunciato che non abbandonerà la squadra, lo staff e la società e sarà accanto alla strega fino all'ultimo. Ai microfoni di TV7 ascoltiamo le dichiarazioni del presidente del Benevento Calcio Oreste Vigorito. C'è sempre una spina in... Quando vai da un fioraio, tu cerchi di comprare una cosa e ti mordono le spine e ti pungi. Benevento quest'anno ha sicuramente fatto degli errori di impostazione, ha sicuramente fatto delle scelte sbagliate e poi ci si è messo come sempre anche la mala sorte, ma non perché io creda alla fortuna o alla sfortuna, ma vede, io posso capire che c'è l'infortunato. Questo in 17 anni di presidenza ci è sempre capitato. Però il fatto che si infortunano sempre tutti nello stesso ruolo è una cosa che è la prima volta che mi capita. Cioè se ci manca il centravanti, la domenica dopo si fanno male gli altri due centravanti. Se ci manca il terzino, i tre terzini. Cioè noi abbiamo scoperto l'infortunio di categoria di posizione. Non facciamo uno al difensore, l'attaccano tutti lo stesso reparto. E questo ci ha creato molti problemi. Qualcuno ha pagato, magari per colpe non sue. Certe scelte sono state necessarie perché avevamo la necessità di dare una scossa all'ambiente. L'unica fortuna in un anno terribile come questo è che questo campionato è veramente molto difficile, nessuno riesce a lasciare l'altro troppo indietro, speriamo di avere il tempo per recuperare, altrimenti rimpiangeremo il Benevento come qualcuno ha rimpianto l'eolico o ha rimpianto le altre cose. In effetti tutto nel mondo è energia rinnovabile, però qualche volta magari la capacità di rinnovarsi viene meno e uno perde qualcosa. Speriamo che Benevento quest'anno, che è il bene di tutti noi, lo amiamo da anni ormai, poi da quando eravate ragazzini, io sono
sono diventato meno ragazzino da quando sto qui, vengo 17 anni di presidenza, forse era il 17° anno che porto sfortuna. Superiamo questo e proveremo ad andare avanti. Ma io non ho mai perso l'entusiasmo, il problema è che quando mi sembra abbastanza folle pensare che dagli spalti all'ennesima sconfitta ti metti a saltare, a ridere e a sorridere. L'entusiasmo adesso è un entusiasmo diverso, c'è una partecipazione a un funerale. Uno a un matrimonio fa una partecipazione allegra, a un funerale fa una partecipazione dolorosa. Ma l'entusiasmo, la voglia di non mollare, l'idea di credere in un obiettivo non mi è mai nemmeno sfiorata di pensare in maniera negativa. Diciamo che le vicissitudini di quest'anno hanno dato una bella botta, però da qui a pensare che improvvisamente noi torniamo indietro ce ne vuole. Prosegue la vincente tour di Sport 7 Live, il super format giallo-rosso di TV7 che stavolta salirà sul palco dell'Auditorium Alfonso Tanga in via Salerno a Rione Libertà. Domenica 26 febbraio, in collaborazione con l'associazione Io per Benevento e l'Orchestra Filarmonica di Benevento, a partire dalle 15.30 si accenderanno i riflettori del format di TV7 per raccontare la tanto attesa gara Salvezza, Ascoli Benevento. Il talk show di TV7, condotto dal giornalista Alfredo Salzano, in onda sul canale 96 e in web streaming sulla pagina Facebook TV7 Benevento, vi terrà informati raccontandovi la sfida Ascoli Benevento, valida per la 26esima giornata del campionato di Serie B. Nello studio itinerante di Sport7 Live, opinionisti, giornalisti, appassionati di calcio per analizzare la sfida tra gli Amaranto e i Giallorossi. Sono previsti collegamenti in diretta con gli inviati di TV7 che ci racconteranno i momenti più significativi del match della squadra di mister Roberto Stellone, a caccia di punti importanti per sfuggire dalle sabbie mobili della zona retrocessione del campionato di Serie B. TV7 Io per Benevento e Orchestra Filarmonica di Benevento dunque rinnovano l'appuntamento di domenica 26 febbraio alle ore 15.30 con Sport7 Live sul palco dell'Auditorium Tanga in via Salerno a Rione Libertà per seguire la sfida Ascoli Benevento. È tutto con questa notizia, vi aspettiamo alla prossima edizione del VG7 Flash oppure... Vi invitiamo a consultare la versione online delle nostre news www.tv7.net oppure sull'app TV7 Benevento scaricabile gratuitamente su tutti gli smartphone.